Oggi già 30 secondi e poi discutiamo dopo il break pubblicitario. Mi sembra una storia inquietante, un contesto inquietante, connivenze inquietanti, che riguardano da parentesi pure l'altra sponda di Milano, insomma. Quindi Ma io dico che però il calcio lo sfiora, anche se sembra coinvolto il calcio, sfiora, però perché questi stanno organizzano proprio i tifosi delle curve, però. sì, però diciamo che oramai il core business delle curve, secondo me, non è il tifo, ma sono gli affari. Sono gli affari, dai biglietti ai parcheggi. Però No, con il benestare di tutti noi, probabilmente, con il benestare di tutti noi, e cioè, con il benestare di tutti noi, perché se tu vedi, diciamo, le persone in curva che vengono a tifare e cantare, diciamo che quelli sono un sistema affaristico illegale e stanno dentro uno stadio, beh, insomma, io vengo a sì, pagare il biglietto, vengo a vedere la molti sono partita. daspati da tempo anche, ci sono tanti Poi, daspati. magari controllano da fuori, però a prescindere che ci vadano o meno allo stadio loro, però Esatto, insomma. no, però io dico che c'entra poco il calcio in questo senso, cioè il calcio giocato e la passione. È una cosa che risale alla notte dei tempi, perché se ricorderai, facciamo un esempio, alla Lazio, da Cragnotti a Lotito, ti ricordi, no? Quando c'era connivenza tra gli irriducibili della Lazio e Cragnotti, Lotito tagliò i viveri su tutto, dal marketing in poi. E venne fatto oggetto di contestazioni, È giro ancora messo la ascoltato, squadra. eccetera, eccetera. Allora, Cioè, secondo me quella roba lì, il calcio è sullo sfondo, ma credo che il contenzioso sia questione di affari, No, ma quello ecco. sì, certo, Manfred, Ecco, io non cioè. entriamo ora nella cronaca nera in sé, No, mi no, no, interessa la però. collocazione di questi personaggi. Allora, ci fermiamo per un secondo. Il calcio show, parliamo poco di calcio, ma comunque il calcio come categoria, un po' c'entra, se non quello giocato come sistema sociale, come sistema territoriale, come sistema, diciamo, di contiguità, se anche involontaria. Abbiamo raccontato l'episodio di cronaca di oggi, Cianusco sul Naviglio, protagonista anche Capultase dell'Inter, abbiamo sentito Bargigia. Voglio sentire un po' un giro di tavola e poi anche il nostro Ma ospite cioè, collegato, ormai Chirico questo da è un Torino. dato abbastanza consolidato, è un po' un déjà vu. Quello che mi fa più specie è che tutti noi sempre abbiamo sempre detto che all'interno dello stadio vale tutto, un porto franco, si può fare di tutto. In realtà, se cominciassimo tutti a dire che qualsiasi atteggiamento che magari fuori dallo stadio viene punito e viene additato come qualcosa che non si deve fare, invece nello stadio si può fare, a partire anche dai comportamenti dei giocatori, in prima battuta, probabilmente cominceremo a combattere tutte queste cose Ma piano non è piano. successo nello stadio, però, scusami, questo è No, un, però è, sto dicendo sugli questa episodi di è, violenza, cioè. una, è un problema di fuori, criminalità organizzata, ma nello stadio non è successo niente. Da quanto tempo non succede più nulla? Non portano i Ma ti ho fumogeni? capito, ma tu non Non. puoi appaltare una parte dello stadio alla malavita, ma Ma come? scusami, Ma chi è che, Mefurio, ma scusami, come puoi cosa vuol permettere una dire cosa del genere? appaltare? Guarda che, Appaltare, cioè nel attenzione, senso perché che poi poi tu vai in quello Milanè e Inter spicchio di dicono, scusi stadio, signor Chirico, succedono ma che cosa cose. sta dicendo lei? Cosa vuol dire Vabbè, ma mi appaltare? sembri fuori dal Appaltare mondo, vuol mi dire sembri. che c'è un contratto firmato e tu dai la possibilità Non è a che c'è un chi, contratto no, appaltare, firmato. no, allora, prima attaccare al muro è un modo di dire, adesso appaltare addirittura Va alla bene, allora malavita che stasera cosa? No, no, scusate un secondo, mi stasera finisce Fedele e poi pizzeria voglio sentire Chirico. Vecino. Un attimo, No, no, finisci io allora. mi riferisco, mi sembra Tu con dici è tutta. un fatto di criminalità organizzata che poi col calcio c'entra solo perché li vediamo lì allo stadio, ma non No, c'entra il sono sistema perché erano calcio. due esponenti della curva dell'Inter, potevano essere gli esponenti di quante curve ci Vabbè, intanto sono. parliamo di quelli perché Certo, quello ma poteva accadere in qualsiasi Ma è parte successo anche alla d'Italia. Juventus, è No, successo, ma non è adesso che non c'è vogliamo così. adesso, ma Però attenzione, non capire che no, l'ansia no, esista. no, 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 attenzione, non è che qui stiamo a fare Una cosa di no, campanilistica, no, attenzione a però quello di la. Cronista, parliamo di un episodio di cronaca che ha quei protagonisti, io ho Esatto, detto che perfetto. Allora, sono solo quelli è e gli altri un'anomalia anche no, ho detto che gli questa. altri sono dei santini. Adesso parliamo Appunto. di questi perché questi sono Perfetto, protagonisti del fatto di oggi, no? è una No, no. questione di criminalità, diciamo, comune, dove il calcio non c'entra Chirico, che è niente quello e che non c'entra sostenevo lo io stadio. prima, che ho Diciamo detto che il che calcio d'accordo resta con sullo te. sfondo nella vicenda di Io oggi. non sono d'accordo con voi, Diciamo però se sai, la. l'Ancor Sì. non è C'è del detto che sia. un'anomalia, Sentiamo comunque. Invece Chirico. non è uno sfondo, dai. Poi Chirico Io e poi sono l'Ancor. d'accordo con te. Ma io sono d'accordo con te, Claudio. Cioè, non è che proprio, vabbè, il calcio, vabbè, non c'entra il calcio giocato, non c'entrano le società, però nello stadio ci andiamo tutti noi, come tu hai sottolineato prima. Non è normale che io mi devo trovare a fianco un malavitoso che fa quello che fa. E poi soprattutto sappiamo, che lo sappiamo da tempo, che è partita un'inchiesta proprio sui rapporti tra la curva dell'Inter e l''Ndrangheta e stanno indagando alla Procura di Milano.
aperto un Sì, ma fascicolo Marcello, scusami. un'inchiesta su questo. Marcello, scusami. Ma non è una Se... cosa da No, poco. ma Cioè, come dico, sottolinea sì. Claudio, Claudio ha detto lo stadio ci andiamo tutti. E non è Sì, ma... normale che io devo pensare quel settore lì, mamma mia, chi c'è? Sì, ma Non Marcello, è ma sta roba normale. Poi qua... è chiaro che succede dappertutto, però oggi Posso? parliamo di questo perché appunto ragioniamo sull'attualità. Prego, Sì, prego, ma vai, sta poi manca ancora, devo discussione, sentire lui. secondo me, tu la potevi fare la settimana scorsa, il mese scorso, 2 anni fa, e la puoi fare tra 6 mesi e un anno. Cioè, Però secondo la facciamo me, oggi perché si sono presi il no, ma coltello io in dico, testa, oggi due volte su sono una macchina. è giusto, Poco, no, però. ma Però, aspetta, non è un Marcello, episodio da è poco. giusto parlarne. Però il Eh. fatto che ci sia, come tu dici, un'inchiesta per le infiltrazioni della criminalità organizzata, forse nella fattispecie non conosco la cosa dell''ndrangheta nella curva dell'Inter, ma c'era stata anche nella curva Sì, della certo. Juve, ti ricordi? Dove Certo, anche lì Roma, c'erano no, ma certo. rappresentanti Ho detto Roma. Vogliamo parlare d'''ndrangheta. di Diabolica No, Roma, insomma. inchiesta Alto Piemonte, Esatto, me la ma io ricordo voglio benissimo. dire, però quello, il calcio, diciamo che è il fenomeno sociale che catalizza l'attenzione e gli Chiaro. interessi, no? La criminalità c'è fuori dal supermercato, al bar, ed è ovvio che c'è anche intorno al calcio. Secondo me, quasi noi ci Però Paolo, scandalizziamo, no, ma Paolo. quei due lì, secondo me, poi vedrai, uscirà dalle indagini. Ci sono due che hanno litigato per affari probabilmente di criminalità. Sì, ma se uno è un Però Paolo, però immondo, scusa, cioè. siccome abbiamo letto tutti, anche i reportaggi dei colleghi, un secondo Chirico, che poi devo sentire, Prego. insomma, anche l'ultimo ospite che non ha parlato, dico ancora una cosa di passaggio, e ho letto reportage, a prescindere i colori delle testate, io leggo un po' tutti, trovo che poi un buon reportage, quando è un buon reportage è quello che ha le notizie, no? Non quello che ha l'interpretazione ideologica delle notizie. Certo. E quindi lo dico dove l'ho letto sull'Espresso. E che è un giornale di cui non condivido alcuni, ma era un bellissimo reportage con nome, cognomi, cronaca giudiziaria e fatti, e come dicevamo, lì c'è il controllo dei biglietti, c'è il controllo del merchandising di quelli che vendono i fuori gadget, il controllo di quelli che vendono fuori i panini, I e controllo parcheggi, i dei controlli dei parcheggi. parcheggi, è un pezzo, e allora quando parliamo di Falcone e Borsellino, Follo de Mano e la battaglia, oppure parliamo dei colletti bianchi dell''ndrangheta in Lombardia, che una volta ho intervistato Gratteri, mi disse, dico vengo a trovare a Reggio Calabria, dice ma perché mi vengo a trovare a Reggio Calabria? Rimanga a Milano o la vengo a trovare io a Milano se vogliamo parlare di 'ndrangheta, no? E l'ha detto Gratteri, non lo dice Sì, il beh, Bracchino. certo. Allora, se tutto questo avviene dentro la liturgia del sistema calcio, che è poi la partita e quello che c'è intorno, a me mi inquieta un po', poi dopo... Ma Se sì, lo vogliamo certo, ma separare col bispo di tutto no, il tempo, inquieta anche e separiamo col soprattutto il tempo. fatto perché oggi stiamo parlando, vabbè, della curva in esterna, perché la cosa anomala, secondo me, non stiamo parlando di un tifoso del Milan, perché ho davanti Max, che accoltella un tifoso dell'Inter, piuttosto che... Stiamo parlando di due amici, Infatti cioè... sembra una modalità da camorra, no? No, Troppo no, no, ma violenta, no, no, insomma. quello che voglio dire io, cioè, noi stiamo parlando Amici. di due amici che si Amici. ammazzano a vicenda, e questa è la cosa che... Amici, allora amici, Sono amici... amici. No, ascolta, Ma è scusate, vero. No, ci però sono scusa, delle Ricky, foto. 2 anni fa se mi avevano amico io ti ucciso. ammazzo, non No, no, vale. ma aspetta, Ma due anni fa fatemi. Il avevano ucciso concetto un è che altro fino a capo ieri... storico della curva No, ma dell'Inter, aspetta, Boiotti, no? il fatto... Cioè, Non hanno neanche fuori... trovato No, il no, ma colpevole. Poi ti ricordi fuori... che la curva obbligò anche i tifosi normali a Sì, uscire, poi si scusarono con un mezzo dimostrando di comunicato. controllare un territorio come se fosse il No, prefetto della ma quello città. è Però ovvio, quello che però voglio io non ho dire io, sono bisogno due che hanno dell'episodio giocato a di calcio oggi a fino al primo... Cernusco, ma io non ho bisogno dell'episodio di oggi a No, Cernusco no. per conoscere la liturgia delle curve, ma dell'Inter, del Milan, della Juve. Poi, caso strano, mai come negli ultimi decenni ci sono delle alleanze, nella fattispecie, tra Milan e Inter, perché quello che più conta non è l'ideologia calcistica che sarebbe Certo, ma quella divisiva, affaristica. ma è affaristica. Allora, Ma chiudi le tanto di... curve, Cioè, no, chiudi le attenzione, è curve, ovvio. No, ma dico, chiudi le ma no, ma a me non interessa. curve, chiudi Ma le no! curve, la nord e la Ma ho sud vengono chiuse capito! e le restano fuori, tutti daspati. Non è che ci vuole Però no, quello che volevo dire qualcuno. io, la No, cosa fuori, chiudi le forte, fuori no, curve io ho di detto, tutta ho Italia. parlato, È scusa, ti sto utopistico, dando danno di un punto di amici, ho parlato di riferimento. amici, ma non Un'idea, però. provocatoriamente, ho parlato di amici perché sono due che fino, e oggi ho letto gli articoli e ci sono le foto documentate, che hanno giocato a calcetto insieme fino alla sera prima, che hanno frequentato la curva. Questo è il fatto che esula dal calcio, perché è Dite quello sicuramente... che ho detto io No, all'inizio, cioè, alla ancora fine. peggio. Ma no, Ma ma dite la stessa ripeto, cosa che adesso. la Chiama curva calcio poi, stasera. che Poi la ci curva arrabbiamo domani. Io ti dell'Inter... sparo, cioè, non lo so, è normale?
No, 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 ma è Marcello, come, succede, è come se io e te siamo qua in trasmissione, siamo amici, ti domani sparo, mattina ci accoltelliamo, cioè questa è l'anomalia. È ovvio che non c'entra niente il ma calcio. sono robe di vita, sono robe affari privati, Marcello. Scusate un secondo, data la possibilità a chi è fuori in collegamento, lo sapete, di esprimere il suo pensiero, poi discutete, però chi è fuori fa più fatica. Prego, Ghigo, così poi dopo. No, 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 ma io cioè, ma adesso stavo soltanto ribattendo a quello che stava dicendo Fusato, cioè secondo me non è normale chiamarli amici, cioè a me non mi viene di litigare con un amico e il giorno dopo di accoltellarlo, di ammazzarlo, cioè non siamo Questo è quello amici, siamo lì che. appunto per affari. Poi è vero che è una cosa normale che troviamo dappertutto, eccetera, Con però quello una che parola leggiamo in questi fine, giorni, non so, adesso non vi voglio piacerebbe che ampliare lo venisse spettro messa della o no? situazione, No, ma dai, è fai, un no, ma po' io ti chiedo scusa. strano. A te una parola fine su queste storie, su queste frequentazioni delle curve, ti piacerebbe che fosse messa da qualche magistrato, da qualche, non so, ministro, non lo so, da qualcuno Chi una sono parola tutti fine? daspati? Cioè, La ti maggior parte piacerebbe? di A me questi sì, a me sono piacerebbe, daspati. a me piacerebbe. Ma Sai come Marcello, funziona il DASPO? Se vuoi te lo spiego, un po' lungo, ma ma te lo spiego. No, ma sì, Marcello, DASPO, dai, che scusami. se ne fregano. Ma Vabbè, Marcello, DASPO se ne Paolo. frega. Marcello, ma infatti queste cose avvengono lontano dagli stadi. Quindi, secondo me, non c'è tutta quella contaminazione e quello scandalo morale che volete avanzare. Perché a me, No, ma lo scandalo onestamente, è che da questi sono cittadino quelli che onesto, noi aspetta identifichiamo Marcello, come tifosi. aspetta, ma quelli non sono tifosi, non gliene frega niente, E quelli noi li sono identifichiamo come businessmen. tali. Quelli sono businessmen Sì, no, che hanno un sono. potere e lo esercitano dove puoi fare business. E lo fai ovviamente in una curva. Nel calcio non lo fai una partita di pallavolo dove non. Cioè, hai capito? Voglio dire, ma se tu mi chiedi moralmente la mia sensibilità da cittadino, forse una delle ultime cose di cui me ne frega è contare il numero dei daspati nelle curve, eccetera, perché dentro negli stadi non succede quasi più nulla. Perché tra i daspo, Non le ci sa, tessere c'è del neanche la tifoso, polizia. eccetera. Quindi è inutile fare, secondo me, del moralismo. Dentro gli stadi, rispetto agli anni 80, 70, 90, non succede più nulla. Quello che succede fuori strada è come dire: io domani voglio che venga cancellata tutta la criminalità organizzata, Sacra Corona Unita, l'Ndrangheta, la mafia, la Camorra. A parte che è utopistico, ma occupiamoci di quella roba lì, cioè non di due che per affari si Va sparano, bene, che sono occupiamoci di quella probabilmente roba lì. criminali, L'inchiesta al Piemonte, probabilmente te la non lo ricordi? dico. L'inchiesta al Piemonte, te la ricordi, Paolo? Sì, ma Te la cosa c'è? ricordi? Sì, ma era Allora, sempre perché per nasce business. quell'inchiesta? Perché chiaramente c'è una società, che in quel caso era la Juventus, che era ricattata. È La vero. Juventus a un certo punto si oppone al ricatto e denuncia. Nel momento in cui denuncia, parte una guerra tra quella curva e la Juventus. Tant'è vero che gli effetti li abbiamo ancora sentiti nelle scorse stagioni. Ti ricordi quando allo stadio non tifava mai la curva? Dicevano lo stadio che sembra un teatro, l'Allianz Stadium di Torino. Perché? Perché non c'era più la curva che trascinava per vendetta No, nei ma quello confronti della sì, ma società. quelle erano No? cose Ecco. dentro, Quindi, vedi, certo. e poi alla fine tutto questo coinvolge anche tutti gli altri spettatori, perché è chiaro che se tu vai lì, vai per divertirti, per tifare, se si crea un clima invece da funerale, No, beh, tutti ne però per tiscono le conseguenze. cronaca, Claudio, per cronaca e per onestà di cronaca bisogna dire questo. Quello che tu racconti è vero e c'era un processo di ricatti nei confronti della società. Nelle società milanesi, con l'Inter così, per esempio, questa è cronaca, da anni c'è una pax tra gli ultra e le società. Ricorderete che questo processo venne avviato ancora ai tempi di Massimo Moratti, Certo. quando come dirigente prese Filucchi. l'ex vicequestore Filucchi, Sì. che coinvolse anche degli storici capi ultra nella sicurezza dell'Inter. Questa è cronaca. E quindi quella roba lì non c'è. Quindi io, secondo me, sulla cosa di oggi, di Ma io stamattina, però, ci vedo poco io il però calcio, no? vorrei, giusto, adesso ci mancano 2 minuti, penso che abbiamo detto un po' quello che si doveva dire. E certo che, insomma, lo dico anche da parte mia come metodo, perché ho voluto mettere questo episodio nella trasmissione, potevo pure non mettercelo e cominciare con Spalletti, no? E non è perché uno è un capo ultra, è chiaro che non siamo dei, conosciamo le regole della cronaca, l'episodio in sé l'abbiamo raccontato, non a caso era un episodio di un TG. Abbiamo raccontato come è avvenuto, eccetera. Io dico che
sono i protagonisti che mi interessano, no? E con adesso, visto che tu hai parlato della società, io ho scritto a lungo in questi giorni di Sharon Verzeni, no? La donna uccisa nel Bergamasco da un trentenne. Uscito di casa, no? Allora, quando io ho detto per farmi capire il metodo, spero di farmi capire perché sto facendo un parallelo ardito, che non è che se l'avesse quel delitto fatto uno si chiama Brambilla era meno grave, oppure non avremmo detto che era una cosa angosciante, ma una volta che i protagonisti della cronaca quelli sono e hanno quella storia, io racconto quella storia, certo. E quella storia mi dice che il signore, Sangara, mi sembra Sangara, come si chiama, mi ricordo Sangare. Sangara. Alla fine era uno, italiano di seconda generazione, perché ormai è italiano, che viveva in una dimensione in cui la sua malattia mentale non riguardava nessuno. Per esempio, io più volte, vi ricordate che a Bobo a Milano, sì, le picconate, no? La malattia mentale è un problema di tutti, ma è molto forte in certe fasce sociali. Per cui poi succede, quando uno dice democrazia e sicurezza vuol dire che qualcuno si deve occupare anche di quel signore lì, che da anni era matto e da anni era pericoloso. Allora io, quando dico questo, non è né razzismo, né ideologia, né strumentalizzazione, è cronaca. Allora, mutatis mutandis, però, nell'episodio di oggi, non è che diciamo che l'episodio di oggi ha a che fare col calcio, l'episodio di oggi ha a che fare con dei protagonisti, che però, al di là delle motivazioni dell'episodio di oggi, uno di questi è il Kabutas dell'Inter. Hai ragione sul fatto. Allora io ragione... faccio una domanda, ma non voglio prendere il blocco successivo. E qual è l'identikit del Kabutas? No, infatti, io sono ragione... molto più spaventato. Sono l'ultra dell'Inter. No, hai ragione sul fatto che comunque è un punto, Kabutra, è un punto di sono punti di riferimento per la tifoseria. Sono punti di... No, sono punti... La curva è il punto di riferimento, certo. Il fatto che tu hai adesso citato di cronaca è ancora più grave. Perché le stesse sorelle, gli stessi familiari dell'assassino avevano più volte denunciato questa situazione e non è stata fatta nulla. E questo è uscito con la bicicletta, ha trovato questa povera ragazza. Però ha ragione Claudio quando dice che comunque se ne parla perché... La curva è il punto di riferimento del tifoso che va dal bambino di 5 anni fino al pensionato che aveva bello. Suggestione Lautaro. Suggestione Lautaro, come è possibile? Lo meriterebbe. Anche per pallone me. D'oro. Anche per me. No, ragazzi. Pallone d'oro. Poi sono usciti l'elenco dei candidati, abbiamo preparato una grafica, i 10 favoriti al pallone d'oro li vediamo. Rodri, spagnolo del Manchester City, Vinicius, brasiliano del Real Madrid, Bellingham, inglese del Real Madrid, Carvajal, Spagna, Real Madrid, poi c'è Nico Williams, è stato introdotto, insomma una delle rivelazioni giovani appunto della Spagna, gioca nell'Atletico Bilbao, Lautaro appunto argentino dell'Inter, Yamal ovviamente spagnolo, Barcellona, Mbappé lo conosciamo bene, Foden, Manchester City e Haaland, Norvegia, però, Manchester City. Ma perché Lautaro, che vogliamo fare gli italiani, fra virgolette, che italiano non è, ma gioca in Italia, lo buttiamo dentro? Allora perché non Yamal? Era grosso così sulla Gazzetta dello Sport, no? È il principale quotidiano sportivo italiano. Scudetto in Italia, vince la Coppa America, comunque finalmente da protagonista. Cioè, rivedere la roba, no? Ma la Gazzetta è ovvia, ha fatto un titolo di diffusione, no? Un titolo, cioè voglio dire... Ma che non è che non è scappato di casa, Lautaro. Ma scusa, ma Vinicius, Rodri e Bellingham, sai cosa hanno vinto? Sì, ha vinto la Champions. Sì, ma a livello combinato come nazionale, cosa ha vinto? Paradossalmente, Carvajal ha vinto. No, esatto, l'altro secondo me, se vogliamo prendere come riferimento la quello Champions, che vincono... Esatto, l'europeo. No, poi cosa ha vinto ancora? La Liga. E mi viene a parlare di Lautaro. Lautaro ha vinto il campionato del mondo, Coppa America. Però, allora, guarda, per me il pallone d'oro è morto e sepolto nel 2010. Io nei primi tre devo arrivare per forza Lautaro. Per forza. Il pallone d'oro è morto. Scusa un'ultima, però la notizia qual è? Che per la prima volta dopo 21 anni, fuori dai 30, dalle nomination, ci sono CR7 Messi. 2023-2024, cioè è finito anche l'epoca. Ora. Questa è una notizia, secondo me. Chirico, che ne pensi di Lautaro? Ha chance o no? No,
per me zero. Per me non lo votano i giornalisti spagnoli, i giornalisti inglesi. Il titolo inglesi, l'avresti fatto stamattina come quelli della Gazzetta o no? Ma ascolta, non lo votano? No, beh, o non lo meriterebbe? Su questo no, la penso esattamente, due le cose, esattamente non lo come, merita, come, non lo come Paolo, perché è stato fatto un titolo per il mercato italiano, a noi va bene che si legga in Italia la Gazzetta e gli interisti gli fa piacere di vederlo votare in copertina. Lui, però, tra tutti, lui è un giocatore molto forte, ma secondo me ci sono giocatori nettamente più forti di lui. Lui pensa che non valga proprio la pena del pallone d'oro. No, il pallone d'oro dopo il 2010 per me è morto, perché con una squadra che fa triplete, che è l'Inter, che non piazza neanche un giocatore sul podio, mi ha fatto capire che è solo una cosa commerciale. Sfidatemi voi a dire se quell'anno Schneider o Milito non meritavano il pallone d'oro. Ma se noi sapessimo quali sono i parametri, magari potremmo... Chi è che decide, Balgigia, li vuoi sono i voti dei giornalisti con... Quali sono i parametri, Paolo? Dici, voi giornalisti, dici quali sono i parametri. No, no, onestamente direi non sono precisissimo sulla giuria, praticamente. Cioè, soprattutto sui pesi dei giurati. Quindi mi prendo un attimo di riflessione. Se si può. Però quell'anno lì è stato, direi, imbarazzante. Ho capito, ma tu parli da interista. No, non parlo da interista, parlo da quando, quando sì, non sai. Sì, però quando... Beh, certo che parlo da interista. Ma non è che poi è la però fine quando ti ha dimostrato d'oro. Il pallone d'oro che è stato un merchandising Cristiano Ronaldo Messi, perché ho sentito con le mie orecchie e sono d'accordo, era ora che uscissero era ora, dai 10, perché vuol dire Messi che se ora, li metti, ad esempio, Mappé, secondo perché me, due, guardate, due palloni Mappé d'oro, che l'anno Messi, scorso ha deluso, possiamo dirlo, arriverà sul podio, scommettiamo? No. Perché Mappé è un carattere commerciale, io lo darei a Vinicius, sono anche d'accordo con Lautaro che non è pronto. Ma perché non è pronto? Rodri non ce lo merita. Rodri non ce lo merita. Perché c'è gente più importante di lui. Nella finale, decisivo nell'Europeo. Ti dico una cosa. Se non avesse sbagliato il rigore con l'Atletico Madrid e avesse portato avanti l'Inter in Champions, magari qualche chance in più l'avrebbe avuto. Però gli ultimi tre anni ha vinto col club, ha vinto con la nazionale, da protagonista. Prima poi anche spiegate all'Avia, Marcello, spiega all'Avia chi sono. Vinicius, Rodri... Che tra l'altro Rodri, se votassero Rodri, gli allenatori, per me il favorito numero vincerebbe Rodri. Cioè Rodri e Bellingham. Rodri. E questo parla di Lautaro. Beh, adesso non è ma che Rodri parla di Lautaro, solo, perché cioè, adesso che tutti vuole dire Lautaro, per quello che ha fatto tre. No, però due anni qui il milanista afflitto, tipo tu, insomma, no? Sai che tu sei per Leao, sai, ti dico solo come è cambiato il Milan, come è cambiata anche la vita dei milanisti. Siamo tre, Berlusconi in 30 anni il Milan di Berlusconi ha avuto 12 palloni d'oro, due costruiti in casa, Shevchenko e Kakà, e poi gli altri, sai, tu lo conosci ovviamente, l'hai conosciuto meglio di me, ma anche io un po' lo conoscevo, per fortuna, e poi dopo li acquistava, cioè aveva il buon gusto di dire voglio essere il più forte, ma poi senza poi spendere queste cifre clamorose, e facevano a gara i calciatori a venire a giocare nel Milan, adesso fanno gara ad andare via. Passati 40 anni. Stai calmo, ha passato no, 40 ma non anni. Per denigrare, no, però. No, non è denigrare, vabbè, ho capito, ma allora se ti dico chi è Garibaldi, dici no, non ero ancora nato e non lo so, cosa, no, che ragionamenti ma sono. Ma io mi Paolo? Ricordo anche che quando, ti ricordi, quando si andava a Milano, anche Papin arrivò Papin, a Milan come certo, pallone d'oro. Pallone d'oro. Certo. Sì. Voglio sentire Guri. Augusto, ma c'è un anno che erano i primi tre, no, sicuri, ma basta Augusto Ciccione prima di salutarlo, se pensi che Lautaro sia una candidatura reale o se effettivamente le proporzioni sono quelle che vengono dette qui in studio e anche al nostro, diciamo, collega. No, stavolta mi trovo d'accordo con Paolo e con Marcello, per me, diciamo, Lautaro è un invitato ad una cena in cui non sarà protagonista, ecco. Mi sembra che Rodri e Vinicius siano di una categoria superiore, ma soprattutto, ecco, hanno assaporato e vinto trofei che Lautaro fino a questo momento, ecco, nei quali la Lautaro non è mai stato così protagonista, ecco. Quindi da quel punto di vista credo che nell'ultima stagione o Rodri o Vinicius hanno fatto la differenza per quanto riguarda la Champions League o per quanto riguarda il campionato europeo, ed entrambi hanno vinto il proprio campionato nazionale, quindi credo che siano loro due i favoriti. Se dovessi scegliere uno io lo darei a Vinicius, perché per me è il giocatore più forte del mondo in questo momento. Allora, su questo noi ti ringraziamo, grazie Augusto Ciccione. Un saluto a tutti, in particolare a noi, biancocelesti.com. Grazie quando vuoi e possiamo ovviamente... Per completare l'informazione, votano il pallone d'oro i 208 giornalisti, no, i capitani... No, dal 2002 è cambiato, ecco, da queste informazioni. Votano i giornalisti di 100 nazioni mondiali.
sono 100 i rappresentanti delle 100 nazioni dal più alto ranking FIFA, visto e considerato come quelli provenienti da minori paesi del calcio mondiale, fino al 2022 erano soliti scegliere in maniera spesso lontana dalla realtà. E questi sono quelli che votano, quindi i giornalisti che rappresentano le 100 nazioni più alte nel ranking. I criteri invece per l'assegnazione sono l'insieme delle prestazioni individuali e di squadra durante l'anno preso in considerazione, il valore del giocatore, parentesi, talento e fair play, carriera, personalità, carisma. Questo è. Ultima battuta sul pallone d'oro, per quello che c'è da dire fino a questo momento, vi volevo solo segnalare una cosa, che comunque nel bene e nel male, se rivediamo la classifica dei 10, diciamo, favoriti, pretendenti, eccola qui, insomma, alla fine l'unico esponente, se non sbaglio, del nostro campionato, no? Lautaro. Quindi Lautaro, che non è, così diamo un po' un senso alla puntata, che non è giovane, che non è italiano, non ha allenato Spalletti, che non rappresenta, è un argentino che gioca da noi, che gioca nell'Inter, che comunque, insomma, che è l'unica, insomma, squadra che ci rappresenta. Beh, io sono d'accordo con loro che dicono che non è pronto per vincerlo, però non sono d'accordo che sia, non sia messo qui a caso. Però è, cioè, da podio. Secondo me ci sta benissimo in queste nomination, anzi, secondo me, se proprio vai a spulciare i nomi nei primi cinque, anche perché l'equipe l'ha messo nei primi cinque, ci può stare benissimo. Ma la discussione era lo vince o meno. D'oro. No, cioè, poi però non sul fatto che non sia un grande giocatore, forse il migliore attaccante che abbiamo visto in giro. Secondo me su di lui pesa l'errore ai rigori l'anno scorso. La mia su Lautaro in relazione giustamente alla ricerca che ha fatto Paolo qui in diretta, ci ha raccontato i criteri che oggi non abbiamo fatto in tempo a mettere, per poi quando ci avvicineremo racconteremo meglio il meccanismo del premio, chi lo dà, magari ci mandiamo pure un inviato. Allora dico, così come ho detto la mia su Leao, per par condicio dico la mia su Lautaro, rispetto alle categorie che ci ha raccontato Paolo, quindi talento, carriera, fair play, manca a Lautaro, che è un grandissimo attaccante, indiscutibilmente, qualcosina sul piano del prestigio personale, dello standing, sì, dell'essere campione anche mentale. Io carisma, trovo quel, che la stessa cosa che manca un po' da alcuni, anche dei grandi giocatori che avete detto, no? E, perché alcuni sono grandi, io sono d'accordo. Perché del fair play, scusa? Perché? No, ma... Vabbè, non stiamo... Perché secondo me è uno che... No, però spieghiamo perché. Perché uno... è un sudamericano cattivo in campo, un gran simulatore, che protesta spesso con gli arbitri, cioè non mi piace a livello di fair play, pur essendo un capitano io preferisco. Perché cosa ha fatto di così clamoroso? Scusa, anch'io sto pensando, ma no, nel senso che per me è un gran simulatore, soprattutto quando è in campo. Grande simulatore, cioè, è molto furbo come argentino. E Nesbitt, allora, che cos'era? Che lo volevate, che ha vinto il pallone d'oro nel 2003? No, non ha vinto il pallone d'oro. Chi? Nedved non era un simulatore, scusami, ma cosa stai dicendo? Vabbè, ognuno ha i suoi punti di vista. No, per te, per me Nedved non lo era. No, secondo me, forse nel 2003 non c'era per qualità criterio di scelta. Non chiedo che venga con avere ragione Claudio su diversi aspetti. Però io che seguo l'Inter da vicino ti posso dire che a livello di uomo squadra è cresciuto molto. No, perché questo era un altro... No, è un giocatore che dà sempre l'anima. Infatti, lo vedi molte volte anche nella difesa, cioè anche nella parte, diciamo, nella metà campo difensiva, molte volte rincorrere, fare scivolate, recuperare, e lì secondo me è diventato un uomo squadra anche sotto quel profilo. Io sono d'accordo, però noi ad esempio siamo abituati, forse che non siamo più piccolini di età, a giocatori che sono stati anche dei grandi comunicatori, e per forza, senza citare per forza Ronaldo, basta pensare anche ai campioni che abbiamo conosciuto qui a Milano, di tutte e due le sponde. E indubbiamente invece questi campioni di questa generazione, abbiamo discusso all'infinito sulle Leao comunicatore, poca roba, insomma. E anche, devo dire, i abbiamo campioni... visto come comunica con i social. Però c'era questa differenza. Però una anche volta Lautaro, non c'era, che è cresciuto molto come giocatore, come realizzatore, questo passo ancora c'è.
C'è un po' una generazione di campioni, come dire, se posso dire, non poco empatici. Sarà una mia immagine, no? Io no, sono, anche per me, anche sono per vecchio, me. Io ho difeso Mourinho all'infinito, ha ragione. Quando gli ultimi già l'ultimo a difenderlo. Le ultime due parole del pallone d'oro dell'Inter. Claudio, Ronaldo e Matteo. Sai la cosa che mi ha stupito? Sì. Di queste delle nomination del pallone d'oro, adesso uscendo da queste dei giocatori, mi ha stupito la nomination degli allenatori, che c'è Ancelotti, c'è Gasperini, manca Simone Inzaghi. Questo mi ha stupito, devo dire la verità, e non lo dico con ironia. Fa la differenza. Francamente mi ha stupito. La Coppa Europea, Ancelotti ha vinto la Champions e Gasperini ha vinto. Ho capito, però l'Europa League. Però a proposito però, Simone Inzaghi è arrivato l'anno scorso in finale. Ma c'era comunque l'anno scorso, ha mostrato, infatti, comunque in Europa ha mostrato. Però c'era l'anno scorso, cioè, Marcello. Mi sono stupito, ecco. Mi però sono Marcello stupito, c'era l'anno scorso, quando comunque, è andato in finale c'era. Ciccione sì, prima ma quest'anno parlava, secondo me ci poteva restare. Parlava di Baroni. Per forza quasi 60 anni, ma comunque Gasperini ha vinto l'Europa League ed è quasi vicino ai 70, se non è già arrivato. Quindi non mi sembra che sia un problema di età vincere anche delle situazioni importanti. Comunque Baroni a me piace molto. Però nel caso di Simone Inzaghi io trovo giusto che avete, insomma, ricordiamo che ha vissuto un momento difficile anche con la critica italiana, cui sembrava un brocco totale. E poi insomma anche la critica si è ricreduta, gli ha dato atto, è un allenatore giovane stavolta in tutti i sensi, il nostro campionato sta facendo molto bene, arriverà sicuramente alla consacrazione anche internazionale, no Paolo, gli arriverà perché ci sta lavorando. Beh, c'è già arrivato perché certo ha fatto la finale di Champions League, è stato molto aiutato dalla società. Però diciamo così per chiudere questo capitolo, poi andiamo ai rinnovi in casa Milan, così lui si può scatenare e alla fine... conta sempre il prestigio internazionale, se poi in una competizione come quella dell'anno scorso esci, se non sbaglio, agli ottavi con l'Atletico Madrid, questo pesa. Sì, quello ha pesato, sì, ovviamente ha pesato. Perché poi sai, questo lo diciamo spesso, il nostro campionato, sei la prima, il nostro campionato ha già vinto con 50 punti di vantaggio a Natale. Però dopo vai a giocare a febbraio con l'Atletico Madrid ed esci malinconicamente. Sì, col braccino corto. Però l'immagine di quella partita. Io non so adesso se il nostro campionato, essendo finita un'epoca, come diceva, o finite i grandi campioni non ci sono più, ce ne sono altri in arrivo, insomma anche in Europa c'è un po' più di livellamento rispetto a qualche anno fa, dove i club più ricchi con i grandi campioni erano troppo più forti degli altri. Però, no? Però Claudio, noi disuguaglianza nel pallone, allora, si dice, L'anno prima abbiamo fatto finale Europa League, finale Conference League, quindi non siamo proprio scarsi dal punto di vista, però, diciamo, della squadra. Conta squadre. Sempre, come diceva il mio maestro Galliani, se la palla, il palo lo lambisce va fuori e lo lambisce va dentro. Conta se vince la Champions. C'è molto episodica. Stai là. E se non vinci la Champions, certo, però è molto la Champions è quello, no? È il momento, è il caso e l'episodio, dai. Perché tu dici giustamente siamo andati in finale, però il cammino ti ha messo di fronte un sorteggio, cioè sto facendo l'avvocato del diavolo, ti ha messo magari un sorteggio dove City e Bayern si sono fatte la fuori. La fortuna ci vuole, guarda che la verità, guarda che Ancelotti con l'Ipsia stava uscendo con la Roma, rimetterci in discussione. No, l'immagine di quella partita lì che hai detto giustamente tu dell'Atletico Madrid, qual è l'ultima immagine che ti rimane? Il rigore sbagliato da Lautaro. Vabbè, certo. E quello sicuramente può aver influito. Vabbè.